Madonna del Rosario 10 anni e questo è un organo Serassi. È stato costruito nel 1837 e così è rimasto. Nel 1839 i Serassi tornano e fanno un ampliamento, aggiungono il principale da 16 bassi e soprani. Sappiamo che nel 1895 lo strumento è stato manomesso, rimaneggiato ed è stato un po' rovinato. Nel 2010-11 io, Fabio Stocco, un organaro, ho ripristinato questo strumento. Come l'hai trovato lo strumento? Allora, lo strumento era fuori uso da almeno 50 anni, quindi c'erano rimasugli di resti di tobi, tantissima polvere, era in uno stato veramente non poteva essere suonato assolutamente. Abbiamo deciso di smontarlo completamente, togliere le canne, le abbiamo portate in laboratorio, le ho lavate, le ho ripulite, le ho inventariate e ho scoperto che all'appello mancavano più di 100 canne allo strumento. Allora ho deciso di farle rifare in copia, le abbiamo aggiunte e adesso lo strumento si trova completo. Ha ancora tutti i suoi armamenti originali, i campanelli. L'unica cosa che non è stata ripristinata è stata la pedaliera, perché non è originale, ma visto che si tratta di una pedaliera di un bel materiale, di un bel noce, ho deciso di lasciarla. E poi cosa hai fatto, qualche operazione particolare, non so, hai smontato il somiere? Allora, ok, lo strumento al momento dello smontaggio non poteva essere azionato perché non c'era elettroventilatore, non era possibile assolutamente vedere di farlo suonare, quindi abbiamo deciso di installare un elettroventilatore, ripulire il mantice che adesso è restaurato e funziona alla perfezione e
abbiamo scoperto che la pressione dell'organo è molto bassa, si tratta di 42 mm in colonna d'acqua, di solito la pressione degli organi è sui 48-50, ma questo strumento ha le canne con le bocche estremamente basse e quindi necessita di una bassissima pressione. Nonostante questo, le canne di questo organo, di Serassi, hanno una pronuncia eccezionale, nonostante la pochissima aria che serve per farle suonare, ed è molto, molto forte. Così era originariamente. Sappiamo che nel 1839, quando tornarono i Serassi, il collaudo lo fece il maestro Felice Frasi di Piacenza e lui lodò i lavori fatti da Serassi, non la costruzione, bensì il lavoro di ampliamento, che ricordo il principale da 16 bassi e soprani. Così facendo, i Serassi dovettero spostare parte del contrabbasso dentro cassa all'esterno. E qui lo vediamo. Le canne da 16 piedi e il suo rinforzo di 8. Questo somiere è di Serassi originale, modificato da loro stessi. All'interno dell'organo vediamo la seconda parte delle canne di pedale e alla sinistra il principale da 16 nei bassi. Ovviamente lui parte è reale dalla seconda ottava. Quindi è un 16 reale, un 16 non reale. L'organo all'ottava corta, come è stato costruito, la pedaliera invece è distesa e non è originale. La meccanica è rimasta rumorosa nonostante le filtrature che ho fatto, il restauro dei tasti, eppure il rumore c'è perché è una limitazione proprio della meccanica di questo organo. Infatti per ogni tasto ci sono tre tiranti che azionano tutte le parti dell'organo e non si può fare diversamente.
adesso vi faccio vedere l'interno del somiere. Come vedete, la secreta è sigillata da queste ante, da queste farfalle. Sono molto dure perché devono sopportare la pressione che si trova all'interno del somiere. Questi sono i ventilabri. L'aria passa attraverso questi ventilabri ed entra nelle varie canne all'interno di un canale perpendicolare. Il tasto ovviamente aziona i ventilabri. Ecco, all'interno vediamo tutta la parte meccanica che va ad agire sui ventilabri che ho mostrato prima. Adesso togliamo questa tavola e vediamo l'aggancio dei tasti ai suoi tiranti. Questi Questo è il sistema meccanico che aziona i campanelli, li vedete lì dietro, di bronzo, originali.